fare? Ah, a questo punto no, a questo punto io vi farei sfidare nel provarci con la signorina Martina, visto che siete così virili. Parto io, Fubbe, ok? Noi che facciamo? Prego. Voi mettetela dietro, voi siete. Vabbè, certo. Oggi facciamo un mob. Sì. Ok, sai chi sono fare i doppi passi con le cicche? Non... Bravo. No, no, allora... No, no, no. Ma ci sembra cosa da fare? Hai ragione, Rosso, rompi il ghiaccio, parla un po' di te, non devi rompere allora, il tavolo, il ghiaccio. A me piace, cioè, io studio, se studiavo tempo fa. Cosa? Scienza della comunicazione. E sessuologia. Sessuologia, capitato, cioè, volevo fare, però bene, è importante. Io, poi ho fatto merchandising, e adesso mi sono, cioè, lo faccio social. Ok. Tu? Cazzo, no, no, devi, tu invece... devi. Io studiavo un anno all'università, okay. Studiavo scienze e servizi giuridici. Scienze? E servizi giuridici. Articolo 38? Ma non lo ricordo. Okay, no, permetterti un attimino la prova, non per altro. Poi alla fine... Avvicina la mano alla sua. Mi sono data altro. Che vuoi fare? No, non così, avvicinala piano piano, coglione. No. Vuoi che tira la mano? Sì. Sì. Perché? Per te. Per me. Per essere connessi. Per essere connessi, perché adesso dobbiamo fare un gioco. Il gioco della connessione. Adesso, come sai, Fene è uno dei migliori. Mazza che mani piccole. E ti piace? Amore. Non ce la credo che va bene, ma comunque Fena ha le mani gigante. Fena ha le mani gigante. Fena è un portiere. Sono portiere. Sono delicate. Ok, zoom la camera, sì. Ok, stavo dicendo comunque. Rizzala, bro, rizzala. Ma che era? Che stai facendo? Non devi dire rizzala, devi rizzarla, bro. Non credo funziona così, bro. Vorresti darmi un bacio? No. Rosso, sbloccati, sbloccati. Sbloccati. Come no? Sì, non devi ripetere! Ok, allora... innanzitutto... Ma con chi sta a parlare? Con nessuno, levati le cuffie e lanciale. Ti consigliano? No, vai, prendi. Vai. Tienile da voi. Allora, dimmi se senti qualcuno. No. Cioè, le tengo semplicemente per la regia. Per la live, per le donazioni e le cose del genere. Ok. Quindi stanno dicendo... la mia mamma, sbrigati. No, così non si parla. No, piano piano devi farlo, bro, piano piano. No, no, non così, no. Fai complimenti sui capelli. Quando è l'ultima volta che sei uscito con una ragazza? Quando è l'ultima volta che sei uscito con una ragazza? Quando è l'ultima volta che sei uscito con una ragazza, beh. Per fortuna non ho questi problemi. Sei la prima. Ma questa non è un'uscita. No, quella di prima. Facciamola. Vabbè. Eh? Facciamola. Una specie. Facciamola se vuoi. Ci hai pagato la cena? Lui. Ma va! Ma come hai pagato tu? Non lo fa mai. Però non ce la faremo? Non siamo usciti a cena, tu la mia ragazza ti siamo lasciati 10 minuti. Digli che noi... Digli che in questo format lei deve saltare a piedi uniti, girandosi e prendere un cappello lì di spalle. Ma falla saltare a piedi uniti e fagli prendere un cappello. Cioè, ha fatto tutte le tipe e la mia no. Sì, no? No, è Michael Jackson, visto per quello. Comunque... No, qua è tipo. Cos'è? Qua. No, è su chiudo testa. Comunque, a parte di senso, noi siamo qui perché dobbiamo fare un gioco. Ok. E dopo così praticamente nel saltellare, tu devi saltellare e prendere un cappello dietro di te. No, ma no, alla tua destra, Rosso. Alla tua destra, Rosso. Alla tua destra. Là. Quella a sinistra. Quella. Di saltellare e prendere un cappello. Ma lo scende basta. Sì, non è che saltellando. No, saltellando. Dai, saltellando. Saltellando assieme, per questo. Ma che ci arrivo? Dai, Fede, smettila. te facciamo insieme. Non vuoi saltellare? No. Non vuole saltellare? No. Trotta. Trotta, trottiamo. Non ho detto troia. Trottiamo. Non vuole anche trottare. Non vedo la posso fare. Prendere. Sì, certo. Dai, spostati, Rosso, fai vedere bene. Questo. Gira dall'altro lato, non far vedere che guardi il culo. Bravo. Perché ti giri, mo?
Dici, perché non volevo guardarti il culo? Perché non volevo guardarti il culo? Cioè, mi sembra. Boh, non è bello vedere il culo. Cioè, tu guarderesti il mio culo se. Ma non l'ha apprezzata se, questa no. cosa? Ma, questa... Sì, ma perché sì. non mi interessa? Rosso, non è molto virile questa cosa. Ma comunque, stavo dicendo prima, che tipo di ragazzo ti piace? Piace esteticamente sì. o l'attitude? Sei più attratta dall'estetica o dall'atteggiamento? Cosa? Sicuro di sé, che ha senso di umorismo. Mi spacco la testa. Manca veramente pochissimo. Questa è la tua sicurezza di sé, di te. Cioè. La prossima la in faccia a te la sputo. La prossima. Ti accetto subito. No, no, la prossima te la sputo in faccia. Ma cosa te la sputo in faccia? A me. Oh, con te ce l'ha. No, con te. A me. Vabbè, se sei un po'. Ma come? Non è eccitante? Ma che è? Beh, la riprendo, forse non ti sono stato un po' scortese. Rosso, ogni volta che inizi una frase. Sì. Alzi la mano sinistra. Appunto. Vabbè. Comunque adesso parte di scherzi, passo. Faccio un attimo. Ma che fa? E se arrivano le donazioni? Ringrazio. Ok, per quello. Fratello, mi senti? Se mi senti di. Ah. Benissimo. Fratino, devi conquistare. Devi conquistarla. Sì. Ma sei un cantante. Ti ho visto con l'occhiolino. Ti piacciono le mani? Sono grosse. Devi parlare come un cantante napoletano. Ci sta, ci sta, ci sta. Che fai nella vita? Ci siamo mai visti perché... La sua triste. Cioè, io sei un cantante non melodico, fratino. Parla in modo napoletano. In realtà, il non melodico. Tu? Sì. Se cerchi su Spotify mi trovi. Pino francese. Se vuoi ti canto un jingle. Se vuoi ti canto un jingle. Ok. Vai, vai. No. Tu ti te la dico io. No, te la dico io. È solo prostituzione. Io ti pago il tuo OnlyFans. È solo prostituzione. Io ti pago il tuo OnlyFans. Ma non è una cosa carina. Che schifo. Che volgarità. Che volgarità. Che volgarità. È vero che non esistono più gentiluomini. No, no, io sono gentilissimo. Se vuoi te ne canto un'altra. Se vuoi te ne canto un'altra. Noi vogliamo soltanto le più cagne. Noi vogliamo soltanto. Ma ho detto che volevo. Ma quando c'è la qualità è così, quando c'è la qualità. Oh, vede, zitta, sei... vabbè, ho fatto lo show, ma facciamo vedere. Qual è il suo cantante preferito? Qual è il tuo cantante preferito? Vorrei ripartire per con te, sinceramente. Posso? No, no, cantante posso preferito. Posso ripartire con te? Sì, però vorrei parlare di altro. Parla di quel cazzo vuoi. Bravo, di cosa? Posso, farla, farla, farla parlare, farla parlare, ma farla parlare. No, vedo che mi parli tu di te. Che cosa di me? Vedo che mi stupisce. Ti stupisco? E portami fuori il cielo e poi vediamo. Ah, io a te? E perché io ti devo portarti? Scusa, come funziona? 2023, cambiamo un po' le carte. Ma io ti posso che portare a cena? Sei diventato un po' balbuziente, fratino. Sei diventato un po' balbuziente. No, sì, devi parlare un po' da balbuziente. Sorry, perché mi sento in soggezione. Non vabbè, ti girati. Girati, fermo. Dai. Oh, finisce. Scusa. Ecco dove cazzo è il mio cappello. Vabbè, tornando a noi. Vabbè, ti porto a cena dopo? Che vuoi fare? Sono un po' timido. Sono un po' timido. Vabbè. In realtà sembra un ragazzo sicuro di me, ma. Ma racconta la tua insicurezza più grande, fratino. La mia insicurezza più grande. Qual è? Piscio da seduto. Piscio da seduto. Io amore, anche io. Io pure, no, te no. Oggi perché no. Mio padre mi picchiava. Che c'è? Perché non mi da te allora? Vediamo le distanze massime. Distanze massime. Nel senso, mi malmenava, ok? Vediamo le distanze massime. Massacrava di massacro. Non so, sicuramente non mi ha... Non mi ha colpito tanto. Se vuoi ti colpisco. Io colpisco. Fare per dire DJ Fede. Non ho perso. Cambio. No, no. Non ho
faccio. No, no, no. Sì. Se vuoi, no, se no, vuoi no, ti colpisco. No, no, no. Cioè, vuoi ti colpisco. A scuola, dai, fatti rispettare qualcosa. Basta, dai. Se vuoi ti colpisco. Ascoltami, basta. Ti ho detto basta, è il suo turno, basta. Faccio. Adesso ti faccio parlare con il mio amico che è migliore di me. Mo ti faccio parlare con un mio amico, che sicuramente ti sa parlare più di me. Chi? Fenn. Simba. Vieni. Lui Simba. DJ Fene. DJ Fene. DJ Fene. DJ Fene. Che fa? Dai. Aspetta che leggo la chat. Dai. Qui si senti le donazioni. Tu puoi fare quello che vuoi. No. Dai. Fene. Non vai, non la fai tu. Vai su Twitch? Sì, non lo so fare. It's your time, Simba. Un po' di classe adesso, basta. Un po' di classe? No, un po' di classe, bro. Che cacate qua che avete combinato. Aspetta che li vibra. Fai zittire tutti, Fene. Allora, oh, ehi, dai! Un attimo, può dare. Sei adesso. Ma tu che vestito così cosa fai? Bro, ma c'è fatto da fare con tizio, dai. Chi è vestito Mario? Eh? Chi è vestito mio? Ciao, piccola. Ma come piccola? Adesso dire Simba perché... Allora, Simba? No. Presentiamoci bene, dai. Ma guarda che questo. DJ Fene. DJ Fene. Allora? Come fumi bene? Come fumi bene? No, io non fumo, davvero. Sono attento a queste cose. E ti piace? Non mi piace, sono atleta io. Che fai? DJ. Pippo. Posso essere DJ? Il portiere. Cosa? Il portiere. Sì, sì, giusto. Sono portiere. Fanno vedere, vedere una parata. Facciamo lo stesso lavoro. Pariamo le palle insieme. Alla fine facciamo lo stesso lavoro. Pariamo le palle. Questa è una battuta pessima. Pessima. Ascolta, DJ atleta, non posso aver tutto. Hai mai giocato a golf, digli? A golf hai giocato? No. Ok, adesso tu gli insegni come si fa e ti metti dietro di lei per guidarla. Ti insegni su a giocare a golf? Dai, ma sei una sigla di golf, abbiamo giocato. Dai, prova, fallo. Fallo. Sul tavolo si può? Sul tavolo... Sul tavolo qua, allora. Mettiti dietro e insegnaglielo. Un attimo. Spiegare. Non trovo. Ma questa è una tecnica. No, 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 la sua tecnica, è quello golf. È quello? Sì. I piedi. Vai. No, questa è l'agno. Ok, deve ruotare il piede, Fede. Devo guardare. Preso. No, brava, male. Applaudi. Cosa devi fare? Vabbè. Oh, è stato. No, dai, stai provando la prima cosa di diverso. Io? Ma guarda te questo. Ma che? Quanti anni hai? Quanti anni hai? 22. Io te ne do 2. Io te ne do 2. Però qual è l'età giusta per te? Non c'è l'età. Ho 23 anni, 99. Tra due mesi ne faccio 24. Ma Lycos la prendi pure con due mani? Sì, però in realtà ho solo un'esperienza con un ragazzo più piccolo di me. Ma Lycos la prendi con due mani? Anche? Potrei, però ci stai una. Posso provare io? Di me? Sì. Me ne pare. Sì. C'ho 25 anni. Ok. 25. Posso provare? No. Non fumi, hai detto. Ti insegno. Sono forte. Non lo so già fare. Però mi piace fare le esperienze con lei. Vabbè, dunque, come dobbiamo... Come proseguire? Cioè, perché sei qua. Per te? Ok, ma... Ma basta col calcio, ormai sono troppo fissato col calcio. Cioè, parliamo di qualcosa di interessante, no? Giusto. Cosa fai nel tempo libero? Se ti piace fare nel tempo libero? Dove mi porteresti al nostro primo appuntamento? A fumare una dire, anche se non fumo. A fumare te. Te lo offro io. Vabbè, ma è un modo, dai. No! È top una dire, perché... Va bene, ci sto. Ti piace, sa. A oggi però. Deve fare cose di fretta. Come di fretta? Fretta. Vediamo. Magari mi dice tu Valerio. Ti stupisco, ti stupisco. Ma lei non ci vuole.
Bravo Fene. Io ho provato a professorare, sinceramente. Ma tu si fa che c'è, tutti questi. Posso dire a parte gli scherzi che non te l'ho ancora detto? Tu sei uno dei top 3 ragazzi belli che abbiamo visto in Italia. Lo dice a tutti. Esatto. Secondo me è la prima. Secondo me la prima. Secondo me la prima. Grazie, Vale. Allora, poi bisogna dire che Vale, per favore. Vale è la seconda volta che viene qua. Cioè che ci vediamo per provare a conquistare il mio cuore, perché anche l'altra volta ci ha provato. Ci ha provato, non mi ricordo, può essere. L'altra volta è live. Senti la voce profonda quando ti provato. No. Optimus Prime è diventato prima. Non ti ricordi? Dove? Stavo qua. Cercando... Hai scritto una poesia per lei, Valerio. Quelle palle, tipo. Quello che io non c'è della roba. Allora, no, 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 no. In palestra. Ma te sai che io faccio canzoni, no? No. Vabbè, faccio canzoni. Ma anche lui ha detto che la faceva. Ma non ti è piaciuta la mia canzone? Non tanto. Ho scritto una poesia. Ok, te la dico. Non sei la prima, ma vorrei che fossi l'ultima. Non sei la prima, ma vorrei che fossi l'ultima. Che sappia prendermi come se fossi l'unica. Ah, un applauso! Si è spaccato tutto. Non sei la prima, ma vorrei che fossi l'ultima. Che sappia prendermi come se fossi l'unica. Mi piace il cazzo. Mi piace il cazzo. Un applauso! Che senso? Non ho niente contro. Ognuno è libero. Però mi piace. Adesso. Allontana fratino. Si è toccata. Vale, rendi tutto più hot. Flirta, flirta pesante. Tu invece non mi interessa il nostro primo appuntamento. Dove vuoi? Che vuoi fare? No, devi essere tu. Dammi la mano. Mi piace che questa iniziativa. Da quando è che non fai un appuntamento serio? Da un po'. Tipo? Da... Però mi devi guardare. Da quanto è che fai un appuntamento serio? Dio. Da un mese. No. Un mese? E che è tanto un mese? Io sono 2 anni che non faccio un appuntamento serio. E vorresti farlo con me? Appoggia la mano decisamente sul tavolo. Devi essere fermo. Dove vuoi fare? Dove vuoi? Sì. Non lo so. Non posso ancora visitato. Le Seychelles. Sì. Guarda, Seychelles. Stavo dicendo, le Seychelles è pisciato. Pisciato in romano vuol dire non ci andiamo. Perché non mi piace. Guarda, ti sei dimenticato come si parla, è la R moscia da adesso. Non in America. Ok. America. A Miami. Miami. Sei mai stato a Miami? No, mai. Giura? Sei stata a Los Angeles? Hai la R moscia? Sì, c'è sempre una... Sta venendo, sì. Ah. Che c'è un vedo qua dietro. Che umidità che c'è qui? Perché parli così, mo? Perché c'è un po' di umidità, mi dà fastidio la gola. Mi levo la maglia. Levati la maglia, vale. Cioè, tu veramente stai flirtando con questo, non con me. Oh, ma che cazzo vuoi? Quando vuoi che... Quando ti do fastidio, dimmelo, io vado via. Okay. Io merito una seconda opportunità. Okay. Facciamo che ci dia cosa vogliamo dire, ok? No, se no ci stiamo tutta la live. Io merito un altro opportunità. Anch'io. Sinceramente. C'è la chat, abbiamo messo. Mi siamo un'altra cosa. Vabbè, quello di te, devi decidere. Facciamo, eliminane uno. Anzi. Decido lui. Eliminato. No, per la seconda opportunità. E manco un altro, eliminare uno come lui. Che devi dire? Capito, Vale? Come funziona? Che funziona? Capito, voleva di dare cazzo. Ok, scegli tra me e lui adesso. No, devi decidere. La seconda opportunità, devi dai. Decidere adesso, ti ho detto, io non do una seconda opportunità. Io ti so. Allora lui. Ok. Schiaffa. No, perché non puoi essere così. Buona serata, diverti. Fatti 5. Con sta mano tutta sudata, senti questa come asciutta. Io mi ricordo. Senti la mia betta. No. Zuzzone. Dai, ma si fanno queste cose? Non si mette la minchia, sta dicendo quello. Dai, veramente, comunque, non vengo più a contare perché sei troppo maleducato. No, posso difendere il mio amico? Chi è maleducato? Lui. Posso difendere? A me cosa? Sì. No. Io ci tengo a difendere i miei amici. Faccio parte di un coglione. È un coglione uno sfigato, c'è il cazzo piccolo. È solo un coglione uno sfigato col cazzo piccolo. È vero. Cosa hai detto? Dunque, questa è la seconda possibilità.
sono qui per rifarmi. Fratino, questa notte prima hai fatto un sogno? Hai fatto un sogno con lei? Raccontaglielo, raccontaglielo. Posso raccontartelo? Ok. Che praticamente stavo sognando. Sogno. Fai vedere un po' di profilo. Che sei bellissimo. In questo sogno c'eri anche te. Eravamo in un pub. Io c'ero? No, assolutamente. Io? Tu sì. Visto? Sì, ovviamente sono le persone. Che cosa no, gioca. Sei andato nel pub, avete passato la serata, racconto un po' questa bellissima serata. Sei andato nel pub e inizialmente eri appunto con Rosso e io ti ho visto mentre stavi guardando la bacinella di pesce dal kebabaro. Potete non ridere per favore, non la rispettare. Poi a un certo punto siamo andati a casa. Poi a un certo punto ti ho preso e siamo andati a casa. Abbiamo passato la nostra serata, ti ho lasciato 100 euro sul comodino e sono uscito. Non so se. Ma che ti dicono quelle. Tagliele. Io sento dei rumori. E le donazioni, sub, abbonamenti. Tienile. Continua il sogno, tienile te, però liberate un orecchio. Non senti niente, sono solo le donazioni. Vai. Parla. Okay. E in questo sogno sostanzialmente t'ho portato a casa. Ok. È passato. Devo dirglielo per forza. Che diglielo, dai. Tanto che cazzo può essere successo. Dai, vai. Vabbè, non l'abbiamo fatto e ti ho dato 100 euro. Ma che cos'è? Ma scusa, ma questo è veramente una bassezza. Cioè, capito che cazzo hai scelto. Ma tu, io adesso rimpiango tantissimo. Questo è un incubo. È stato un incubo perché tu non mi hai rimesso. Semplicemente nella vita reale io... No, lasciala, ecco. Vorrei trattarti per quello che sei. Ecco chi hai scelto, vabbè. Ma, cioè, ti sembra di dire questa cosa alla ragazza? Sincero, sei un maleducato. Dici questo, esatto, sei maleducato. Esatto. Sei un cafone. Cafone maleducato, superficiale, bastardo. Tu mi chiesto cosa ho sognato. Ma mica sei una puttana. Ma in realtà ti amo. Sei una connessaria, diversa. Mi ami. Ma non si fa così con le donne che si amano. Tu mi hai chiesto... Così sognato e ti ho detto che nella vita reale le cose non sarebbero andate così. Vabbè, questo era forse il tuo fetish, non so. Quale fetish? Ti eccitava questa cosa? Sì. Ti pagavi magari? Sì, no, era il tuo lavoro. Magari ti eccitava, che ti devo dire? Era il tuo lavoro! Ma che lavoro? Ma sei il diregno! No, basta. Nel sogno! Adesso è inutile, ma ti spiego, nel sogno io non intendo nella vita reale. E cosa facevi nella vita reale? Sei una ragazza. Un lavoro normale come tutti. Come Fiene che fa DJ. Ma non so per il lavoro, quello che facevi tu con me. Ma non ho capito. Cosa facevi allora? Nel sogno? No, nel sogno, nella vita reale. Io cosa faccio? Avresti fatto con me, nel senso, come ti saresti fatto? Te lo stavo raccontando, ti stavo dicendo che appunto nella vita reale mi piacerebbe uscire con delle persone normali, non come nel sogno. Organizziamo qualcosa, ci scriviamo, ci vediamo. Ok. Adesso però voglio avere la possibilità di nuovo io, fermi. Bravo, Fratix, bravo. È andata meglio. Ok, aspetta. Sinceramente mi piango moltissimo che avete fatto. Però me l'hai perso. A Valerio. Eccoci qua, sono tornato, io sembro quello buffo del gruppo. Non no, è... ormai sono un po' così. Sei un po' traumatizzata da tutto? Sì. Forse devo tornare un attimino, Matteo, non essere più rosso con te. Ed è meglio o peggio, non lo so, cosa capisco. Vabbè, non lo capirei col tempo. Cioè, quello che ti posso dire è che secondo me è... Pub? Ho detto tutte cazzate. E cioè, quello che penso... Cioè quello che pensiamo noi esseri umani alla fine è diverso da quello che gli altri esseri possono pensare sugli umani. Sei appena tornato dal viaggio in Inghilterra e l'accento un po' inglese. Cioè questo, non per altro. Lo sponsor della live. Ma non è vero. Confisca non è facile. Zitto! Ma tu era 4? Ha detto di mandartene 4 nel brief. Ma scusa, le ragazze non le ho offerte. Certo, mi hanno dato 4 per dartene 1. No, ne ho 4. Alla prima le ho 4. A me ce l'avrei. No, non la voglio più, no. No, sinceramente purtroppo l'essere rosso è quello che mi penalizza a me. Io se fossi Matteo, carezza. Avrei già conquistato. Cioè, t'ha carezzo. Tu a me? Sì.
Adesso non vai un po' così, no? No, no, per scherzi, posso avere la mano? Perché devo capire un attimino il tatto, passa? Dai, ricostruiamo il nostro rapporto, per favore. Ricostruiamo il nostro rapporto, per favore. Per favore. Sì, forse perché non voglio essere così antipatica in live. Ti darò un'altra possibilità. Però è offline? Non te ne approfittare. Oh. Va, non lo so. Se ti comporti meglio. Beh, mi sono comportato bene però stasera. Stasera sì, poi quando sei in live però ti comporti male. Ti ho colpito con la mia intelligenza. Sei stato carino, sei stato gentile. Non è andata bene. No. Non ho capito. Come posso rimediare? Cioè, cos'è che ti farebbe un po' bagnare il clitoride? No, ma allora... Bro, sei un coglione, bro. Sei un coglione, sei un coglione. Cioè, sei un coglione, davvero. Diciamo che... Sorridi quando parla. Dovresti fare qualcosa di dolce, carino, per farti perdonare. Faccio la torta. Tipo, mi regali un mazzo di rose, vieni sotto casa mia, che ne so. Mi canti una canzone, quelle robe, no? Sorridi. Faccio una torta. Ma che fai? Ma tutto a posto. Ti faccio un travisuto, non so, qualcosa di dolce. Ma ti faccio una torta, faccio qualcosa di dolce, capito? Ma stavo ridendo peraltro perché mi è arrivata e porta mia nonna. Ma dai, non è finita la stessa cosa. È una fake news davvero. Comunque stavo dicendo, te ti piacciono i monopattini? No. Non ci provare neanche. Insegnaglielo subito, sti cazzi di Valerio. Provaci subito, insegnalo. Alzati. Rosso, alzati e prendi il monopattino. Alzati e prendi il monopattino. Quello è difficilissimo, cosa. Oddio, ma che puoi fare, mo? Ti voglio portare giù per Milano. No, frate! Frate, impazzisco! Come ti si incazza così? Giuro su Cristo, impazzisco! Posso il content? Se tu sgommi per terra, io ti tiro una crocca su nessuno sto. Ma come sei grazie? Vieni come Marti? Vieni come Marti? No, non vengo da sopra con te! Vieni? Ma non vengo! Ma salito, fa la salita, assolutamente! No, non vengo! Ti ho dato già troppe cose oggi per questo comportato. Che ti ha dato? Scusa. No, nel senso che ti devi dire. Non ho dato nulla, Vogliamo tutta la ragazza che lo lascio da 10 minuti per uscire con te. Comunque stavo dicendo, non lo batti, non lo userò. Che belle tette. Unghie. A me piacciono le tette piccole, per quello, non per altro. Vabbè. Altri punti di forza. Oh, ovvero? Ma sai che io so fare una cosa? Io so fare un movimento che nessuno sa fare. Oddio. Ma quello lo fai da dentro? Ti è disgustato. Ho degli spasmi. Basta, ma bello così, per favore. Vabbè, ti spiegherò anche meglio come. No, rosso, troppo. Dammi una mano. No. Cioè, dammi una mano a farlo meglio. Cioè io faccio... Se vuoi ti insegno come farlo. Sì, vai. Sì, fatti insegnare. Vai, fammi vedere come si fa. No, questa è cultura comunque sessuale. Allora, questo è... No. Questo è... Dentro. In che è? Tonda? Ah. Così, ok? No, non così, fai così, tipo Spider-Man. Devi facciamo una prova un attimo. Spider-Man? Fai così. Ok. Ok. Ti posso provare con te? No. Con la mano? No, però con le tue. Con la mano, vedi se... Ma sei fidanzata. Non sono fidanzato. Dai, vabbè, fatti sentire. Sì, no, è single. Sono single, però devi scherzare perché dopo... Se non si scaricate le cuffie per le donazioni? Devo spendere le cuffie per le donazioni? Ah! Queste donazioni, quante donazioni saranno arrivate in questo momento? Mille Hamilton. Sbatti il pugno se mi senti. Brasil, pugno se mi senti. Mangiati tutte le caramelle con la lingua senza toccare con le mani, no! Sai che io so stupirti? So fare una cosa che nessuno sa fare. No, no. No, ti hai mangiato tutto così, no. Dio santo, ma perché? Come il gallo, bro, come il gallo. Vabbè, no, ma non te lo togli mai. Come la gallina, come la gallina. Come una gallina. Fammi vedere come sei senza cappellino. Dai. Smettila, che schifo. Smetti. Dani. Ma perché lo stai facendo? Questa è la valenza, che schifo. Oddio,
Ma che schifo, amore, puoi smetterla per favore, per questa roba di tutta me. La roba è schifosissima. Ma cos'è? Dai, ma. Ma tu fai così per altre ragazze? Io mangio due altre ragazze? Sì. No, no. Le senza mascherina. Oh, frate! Ho pure a buono. Mandali giù. Vuoi pulirmi? Dai, basta adesso. Sì, serio. Un altro, te lo giuro, freschissimo. Guarda che mi hai dato un beat, hai fatto un beat di Giffene. No, basta, mo. Che cazzo fai? Sì. Non vomitare nel senso. Sono le canzoni, grazie. Sono le canzoni. Che schifo. Dai. Ma guarda! Ma dai, ma veramente sembra una persona. No, io sto morendo. Dai, facci vedere se sono cappellino, fammi vedere. Dai, fammi vedere. Allora, la musica di Suspalazzo da parte. Lo sento le donazioni, però. Tu hai visto cappellino? No, però. Non le senti? Non le sento. No, non le sento, prova a sentire. Le donazioni? Donazioni? J Pata? Non ci credo. Grazie mille, J Pata. J Pata? Sì, c'è J Pata, non me l'aspettavo. Fene, c'è tutta saliva lì dove sei seduto. Falla sedere su di te di là, dove sta lei. Aspetta. Mamma mia. Mi si sposta e c'è quello di salire a parte di sta schifezza. Allora, io farò un discorso su di lei. Mi sei più comodo se ti metti su di me? Ma poi pure spoppi di saliva però, aspetta. Posso sedermi io su di te? No. Ma è tutta sporca di saliva? No, aspetta, che è tutta sporca. No, dai, se vuoi mi salire sul tavolo. Sulla mamma. Oh madonna, okay. Santa. La non c'è, però. No. Allora. Madonna. Voglio prendere. No, madonna. Madonna, ma è male, tutti. Ti metto a tuo agio. Ma io sono assumi a mio agio, vabbè. Io no, mi serve un po'. Allora, ripartiamo da capo. Trasferiscimi la tua energia. Voglio. Se tua energia proprio ti scorre la signora. Ma prevedi senti? Il futuro, sì. Prevedi il futuro. Fai il cartomante. Io faccio meditazione e sento un'energia. Prevedo un futuro. Per te, futuro Rosio, tu lo senti per me o non lo senti? Siamo fastidati. Sono agitato, appunto per questo, mi serve che mi metto il mio agio. Mi metto qua, ok. Sto così. Allora, passiamo alle cose più superficiali. Dicevo. Torniamo alle cose superficiali. Un ragazzo esteticamente te, come deve essere? Com'è che ti piace? Fisicamente non è che c'ho un prototipo. Tipo alto, basso, usi pantaloni. È un bel corpo comunque, non è che deve essere per forza una palestrante, cioè, però comunque ne sta bene, cioè, non con la pancia. Usi Pantene per i capelli? Eh? Usi Pantene per i capelli? No, però sono belli, vero? Molto belli, sono tutti crespi. Grazie. Bel fisico, atletico, dai, mi piace dalla pancia proprio. Altro mi interessa, cioè i centimetri che contano stanno ad altre parti. Fondamentale quello. Puntavo su 4 centimetri invece. Toccati un po' il culo che c'è le emorroidi oggi. Vabbè, insomma. Che fai, Fene? No, dei problemi. Mi piace quel sorriso, messo il sorriso. Ma tu va bene? Ok, almeno quello, non so il sorriso, niente, non ti piace niente. Non ho dei prototipi proprio fisicamente. Cioè, di me cosa ti piace esteticamente? A me il sorriso. Ok, già la terza volta, forse me lo dici. Fatti toccare gli addominali, ti guarda, senti che ferro qui. Tu devi avere addominali, Vediamo lì, vai! Vediamo sotto. Ah, puoi toccarli? No, puoi toccarli. Il feeling, sentirli. No, non puoi. Oh, ma che cazzo fai? Mi stava toccando io. Un po' di per i suoi. Posso? Che c'è? Aspetta che. Top addominali. Senti bene, giuro. No, vai. Oh, ma nella vita, per questo momento, toccami, no? Oh, no. Tocca lì. Tira il pugno. Una vita, cioè 20 anni, era poco. Adesso bicipite, anche bicipite è bene, Chiedi se può baciarti il bicipite. Ma che te le cipite qua? Non ci sta dentro! E beh niente, scusa, è il mio... la persona che mi ispiro io, lo conosci? Sì. Vabbè, lascia stare. Usi veramente se piace di te, esteticamente? Sì, grazie. Un bel sorriso, grazie.
Cazzo, figa! Ma no, figa! Fagli tutti questi complimenti e poi ti saranno costati tanto da chirurgo. Sì, queste cose. Delle belle labbra, grazie. Un bel naso. Tutto rifatto sicuramente. Non è rifatto. Solo le labbra. Tipo. Beh, il naso si vede. Il resto è tutto mio. Sei di profilo, guarda. Tutto mio, quello che vede è tutta madre natura. Apri le finestre. Cosa dovrei avere rifatto? Il naso? No, no. Oh, no, per il culo no! Il culo è vero? Sì, sì. Il culo è verissimo. Non ci credo mai. È tutto pizza e... Il culo e i veri sono più, sì, più molli. Tu sembra un po' troppo... No, no, è molle. È molle. Sì, no, ma vediamo, ti toccano un po'. Non posso toccarlo? No, no, solo vedere. Solo vedere, solo un giro. Solo un giro. Aspetta, sul giro. Oh, Fede! No, 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 non si può. Vuoi vedere cosa dicono? No, sì, c'era la perché c'era l'uscita da sinistra, non quello. Sono cose belle, cosa possono dire? Una cosa così. E adesso mi fai nessuna domanda, sembra un interrogatorio qua. Faccio solo io domande a te. Non qualcosa di me che ti interessa. Va bene, basta, io le sto. Ah no. Hai bisogno di fare la grazie. No, io piscio. Basta? No, non me ne fotte, no. Ti ha fatto di nulla? Io ho detto io domande. E vale sorpreso il vale. Vale sorpreso. Ho fatto un cazzo, gli do una chance e piscio. No, basta. Vabbè, vale, ci sta. No, quello è un po' primaroso. Sì, molto cazzo. A me non pensavo che ci rimanessi così. Però io se ti sei innamorata, cioè. Di chi? Cioè, ci sono tre coglioni che continuano a provare tutto, c'è uno stronzo che ti ha spisciato la posta. Alla fine sei bella, ma non sei così. C'è un cazzo enorme, eh! Non sei la più brava di tutte, dai, diciamoci la verità. Come no? Diciamoci la verità. Meno. Anche lui! Vai, fai un po' l'arrabbiato, fatti... Ma per me? Sì. Dai. Sì, un po' falla sentire un po' in colpa. Stavo giocando. È la voce del VAR, raga. È la voce tua. Però mi piace che sei... Cioè, se uno... Con delle convinzioni che per fare. Tu non c'hai le convinzioni. Oh, non ancora, perché io volevo testare un po' tutti a poi decidere. Avevi testato entrambi e poi deciso. No. Cioè, prima li provo tutti, poi decido. Faccio così e sto risolvendo con gli uomini. Funziona. Ne avevi provato tutti e quattro, no? No. No. Voi no? Ne ho già provato quattro. Quattro una volta. Sì, anche di più, però. Gira la voce, visto. L'ho visto anche il video. Tre bei. Anche io. Dai, basta. No, anche io l'ho visto, non c'entra nulla adesso. Le braccia di nuovo però a parlare con tutte le mazze che già fatto. C'è privata. La verità è che sono un po' nervoso. Forse non c'è possibilità a lui perché ero. Di buon cuore. Un po' ti piaccio. Vabbè, ragazza, però. Che zitto, fratino! Dio! Fratti zitto! Cozio. Coddio. Sono un po' nervoso, devo spiegare una cosa. Ho un'idea? Cioè, tu ti sei portato la lampada e fa stare con il quarto della donna. Qual è questa idea? No, basta, la gag. Okay. Vabbè, quindi ti sei pentita di aver cambiato o no? Guarda le pacche. No. Sì o no? Sì. Ok. Questa era. Adesso mi vuoi? Adesso mi vuoi. Oh, porca puttana. Vabbè, no, aspetta. Da attimo, beh, finora ragazzi.